gestione associata dei servizi o voglio farmelo da solo. E questo è un altro atteggiamento contraddittorio. Il problema è che tutte queste cose vanno contrattate con i cittadini. Adesso non si può più aspettare. In quella prospettiva, per esempio, la raccolta differenziata dei rifiuti diventa fondamentale ed è uno di quegli aspetti in cui veramente la cittadinanza può fare il blocco e può attuare un progetto che non solo è richiesto dalla legge, ma è una scelta di civiltà e che può portare degli effetti benefici sulle tariffe. Perché operando bene e trattando il rifiuto non come un peso che va smaltito in discarica e costa due tanto, vi garantisco, costa quasi 90 euro smaltire una tonnellata di rifiuti in discarica, ma può diventare risorsa. È vero, dalla vendita dei prodotti differenziati poi ci possono essere dei benefici, lo sta facendo, non so se avete visto ieri, c'è stata un'intervista all'assessore ad Agnone, la giunta di Agnone, ovviamente tutte le altre unioni, dico ovviamente perché ci stanno muovendo tutti, l'ultimo ho collaborato a diversi progetti, ma quello del Basso Molise direttamente, per motivi di lavoro ovviamente, l'unione Iersi che ci sta più quei paesi che riccia, ha appaltato adesso poco prima delle elezioni il servizio, per cui c'è già l'aggiudicatario, quindi anche loro vanno sulla raccolta differenziata. Noi sotto questi aspetti siamo fermi, non si fa assolutamente nulla. Ora, quando si dice io voglio fare amministrazione ai tempi moderni, vi assicuro che è difficile, però di fronte all'immobilismo totale e a navigare a vista, purtroppo queste sono le cose. Dicevo, rapidamente alla conclusione, la legge 148, ho citato la legge 148, perché fatta questa premessa ha comportato una rivoluzione pesante sull'intera architettatura degli enti locali. Il numero dei consiglieri, ve ne siete accorti alle ultime elezioni, è ridotto, quindi adesso i consigli saranno formati da 6 persone e nei comuni fino a 1000 abitanti non c'è giunta, meno male che siamo più di 1000, perché almeno questo ci preserva da alcune cose. Sopra i 1000 abitanti invece ci può essere una giunta di due, c'è una giunta di due assessori. Dicono per ridurre i tagli della politica, come se fossero gli enti dove i consigli comunali di Latino a pesare sui costi della politica, ma va bene così. Questo significa che in prospettiva si dovrà lavorare diversamente anche per la creazione di una squadra da presentare alle elezioni, che deve essere fatta di gente comunque in gamba e che sia capace comunque di raccogliere il consenso, perché purtroppo, dico io, le elezioni non si vincono con i progetti, ma si vincono raccogliendo il consenso, perché di tutto il programma che ha presentato l'attuale amministrazione, io l'avevo detto, c'erano delle cose veramente allucinanti, e ho sempre detto, probabilmente non si sa in quale sistema si va a operare. Ricordate gli autobus che dovevano collegare tutte le contrade, cioè quella è una cosa assolutamente fuori dalla grazia di Dio, perché contraria alla legge, nel senso che se vado fuori dal territorio io divento un trasporto extraurbano e non lo posso gestire a livello comunale. Però quello intanto non si è fatto e non si poteva fare. Abbiamo comprato, perché l'abbiamo comprato noi cittadini, un pulmino per fare, non so, servizi alla vetta, non so che doveva fare il pulmino, che adesso sta là ed è stato comprato. Non ho capito che cosa ci dovremmo fare, probabilmente può servire alla società sportiva almeno. Altra cosa, l'impiantistica sportiva, punti del programma ce n'erano tanti, rifacciamo il tratturo, facciamo la casa per anziani, dove stanno queste cose? È facile dirle, perciò dico, lavorare negli enti, vi assicuro, oggi è difficilissimo. Se io non conosco gli strumenti operativi per agire al giorno d'oggi, non arriverò mai da nessuna parte. E questo a cui noi dobbiamo tendere. L'impiantistica sportiva, disastrata. Noi abbiamo un campo sportivo che è abbandonato a se stesso. Potevamo avere un campetto lì a legare, ma non è stato fatto nulla. La gestione del campo da bocce non ne parliamo, non se ne arriva a capo, eppure anche quella è amministrazione di una cosa pubblica. Se io faccio le regole, le rispetto, stabilisco determinati capitolati anche per la gestione, è la cosa più semplice del mondo andare a individuare un soggetto che non solo mi gestisce quella struttura, per fortuna devo dire gestita bene perché ci sono delle persone responsabili che ci vanno, però innanzitutto quella struttura mi viene gestita bene, mi sollevo dalle spese e poi può essere
perché quello è il fine a cui dobbiamo tendere. Oggi attendere il finanziamento per rifare il campo sportivo, cioè uno scandalo che i partiti non abbiano il campo sportivo nelle case, ce l'hanno tutti, ma attendere il finanziamento per fare il campo, levatelo dalla testa, oggi non è più possibile, non ci stanno più, dallo Stato non ne parliamo, ma anche a livello regionale non ci sono più finanziamenti, ci sono altri strumenti che sono quelli offerti dall'ordinamento. E io personalmente, anche con alcuni comuni con cui ho collaborato, stiamo lavorando molto per esempio sulle case anziani, sulla realizzazione dei loro cimiteri reali, sull'impiantistica sportiva, con lo strumento della superare il project financing, che anche quello sconta dei problemi, ma il meccanismo della concessione e gestione, cioè i beni del patrimonio comunale io li devo far fruttare, tra virgolette, perché non devono essere un peso per me ente e devono consentire innanzitutto l'esercizio di un'attività e anche ovviamente un ritorno per chi lo va a gestire. Concessione e gestione significa che io vado a individuare un privato che mi fa l'opera o mi completa l'opera e la gestisce per un certo periodo di tempo, introitando ovviamente, recuperando i costi che ha speso nella gestione e consentendo, per esempio nel caso del campo sportivo, io per alcuni comuni ho fatto l'utilizzo gratuito per esempio della squadra del paese, nel senso che il privato fa l'impianto, lo va a gestire, però la squadra del paese lo utilizza gratuitamente, chi va a gestire, va a affittare quell'impianto paga i costi di recupero da lì, però giustamente io devo adottare anche degli accorgimenti per il paese. Questo potrebbe essere un'idea sia per il campo che per le case. Bisogna lavorare su questo, perché adesso in mancanza di finanziamenti purtroppo la strada è questa, sfruttamento dei beni del patrimonio comunale che devono essere non un peso in termini economici, che mi devono pesare per tutto anche con utenze e quant'altro, ma devono essere la mia risorsa, i rifiuti sono la mia risorsa, i beni strumentali sono le mie risorse, io con quelli devo lavorare e con quelli devo offrire maggiori servizi a livello complessivo ai cittadini. Chiudo con la legge 148, ha previsto il taglio dei consiglieri e va bene, ha imposto adesso le liberalizzazioni. Attenzione, quando si parla di liberalizzazioni non si parla solo della liberalizzazione delle attività commerciali, che sarebbe poi l'evoluzione della legge Bersani del 1998 e che adesso insomma avete sentito la polemica sui taxi e quant'altro. Adesso la legge 148 ha liberalizzato i servizi pubblici locali, significa che io quando vado a parlare di immondizia, per esempio, quando vado a parlare di trasporto scolastico, quando vado a parlare di mensa, adesso siamo sotto liberalizzazione, vuol dire che qualsiasi passo che io dovrò fare adesso passa attraverso un determinato percorso, per cui il comune dovrà andare a stabilire con una delibera quadro se quel servizio rimane in carico al comune e quindi conserva le ragioni di esclusività, oppure può essere affidato alla concorrenza. Attraverso questo si va attraverso una indagine di mercato che la legge mi impone, sempre rispettando quel modello che c'è. Le leggi sono tante, ma purtroppo vanno a accavallarsi l'una con l'altra. Quindi per i servizi pubblici locali, anche del comune di Latino, adesso si farà questa strada, altrimenti siamo non solo nella illegittimità, ma noi rischiamo di andare ad affidare i servizi non raggiungendo l'obiettivo. Ora questo ci permetterà, con un'azione mirata, di innanzitutto stabilire gli standard precisi per ogni servizio comunale e poi sulla base di quelli andare a vedere se tenerli oppure liberalizzarli, conservando determinati livelli qualitativi. Abbiamo detto anche che la legge 148 obbligherà i comuni dal 2013 al rispetto del patto di stabilità, e quindi sono finite anche tante cose che si facevano per quanto riguarda le entrate e le spese, e tutto ovviamente sarà basato sulle entrate proprie del comune, su cui io devo andare a operare per offrire servizi ai cittadini. Quindi è finita l'epoca della richiesta del finanziamento per questo e per quest'altro, adesso tutto sta in mano a me e io devo essere bravo a sfruttare tutte le mie risorse nel miglior modo possibile. Per questo vi diciamo, e vi abbiamo detto, e penso che lo continueremo a dire, che un confronto con i cittadini, che devono essere parte integrante di questo progetto, diventerà fondamentale, altrimenti ve l'assicuro, ma lo dico nell'interesse di tutti i cittadini,
cittadini di Latino, non si andrà da nessuna parte perché si rimarrà, scusate, ingabbiati da una pastoia. A questo proposito, prima di chiudere con l'ultimo aspetto, sul fronte delle entrate, per esempio, dall'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio Comunale di Latino, come residui attivi, perciò dico che bisogna lavorare sulle entrate, cioè come risorse non incamerate dal comune sia pure previste in bilancio, siamo a 2.444.000 euro e pochi. Voglio dire che rispetto a quello che era stato previsto in bilancio come entrata comunale, e parliamo per esempio di servizi cimiteriali, parliamo di servizi scolastici, parliamo di servizio idrico impiegato, parliamo di ICI, parliamo di TARSU, allora queste sono delle spiegazioni che dovete, i cittadini devono avere. L'ICI prevista soprattutto negli anni dal 2008, guarda caso, al 2011 ammonta 7.000 euro rotti nel 2007, 13.000 nel 2008, 5.000 nel 2009, 38.000 nel 2010, 10.000 nel... Vuol dire che questi soldi non sono stati incamerati come l'ICI. Perché? Perché sono soldi dei cittadini di Latino, questi soldi devono essere incamerati. Residui attivi, quando sentite questa parola, vuol dire questo. Sono risorse che io iscrivo in bilancio e che poi devo incamerare per i servizi che devono andare a coprire e per le spese che devono andare a coprire. E allora 2.400.000 euro di residui attivi sono un'enormità che il Comune di Latino adesso non ha attualmente. I motivi non, io li so, cioè saprei come fare insomma per andarli a recuperare, però il fatto sta che se mi arriva la cartella di ICI e non la pago, poi non posso dire vabbè, non la pagare, perché di questo si tratta. La TARSU, se io non la pago, poi non posso dire a poco non la pagare, anche perché 5 anni si prescrive, sono soldi persi. Allora, quando facciamo i protocolli d'intesa con l'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione in questo Consiglio Comunale, quando facciamo il patto dei sindaci per la riduzione delle emissioni dell'inquinamento atmosferico e quant'altro, l'Europa 2020 lì, e poi non facciamo niente, cioè io non mi trovo più con i discorsi. Cioè io devo recuperare l'evasione, perché non vado a incamerare l'ICI che non è stata pagata? Io faccio, aderisco al patto dei sindaci, vado a Bruxelles a fare una capatina, perché poi non presento un piano energetico al comune che mi dice come sfruttare nei prossimi anni per esempio il mini eolico, per esempio, che si può essere d'accordo, questo va discusso con i cittadini, perché non faccio un piano energetico che mi dice da qui a 3 anni il fotovoltaico, che cosa si fa in questo comune per il fotovoltaico? Altrimenti si aderisce a patti, a associazioni, ma voglio dire, il discorso di prima, io aderisco che faccio, ma poi devo fare gli atti. Se aderisco al patto dei sindaci per l'Europa 2020 e poi non faccio un piano energetico comunale, io non mi trovo più, perché significa quello. Ed è un esempio, ma ce ne stanno tanti altri. Chiudo solo dicendo che la legge 148 adesso impone per i comuni sotto i 1.000 abitanti, per legge obbligatoriamente, lo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali. È finito. È una prospettiva, i comuni non sono più gestori diretti delle funzioni, ma devono associarsi, riduzione dei costi della politica e quant'altro. Sotto i 1.000 abitanti, obbligatoriamente, sopra i 1.000 abitanti è una facoltà. Attenzione però, questo passa attraverso gli strumenti attuali che sono quelli dell'Unione dei Comuni, oppure altre forme che sono le convenzioni e i consorzi che si possono fare. Io rischio di rimanere isolato, quindi il problema secondo me è di capire che fine fanno le unioni dei comuni sulla base di un ambito provinciale che dovrà essere stabilito, secondo me rimarranno così come sono, e il futuro di Latino sarà anche quello di lavorare per l'esercizio in forma associata delle funzioni con gli altri comuni, che ci comporta riduzione di spesa, migliore utilizzazione del personale, cambierà anche il rapporto con i consigli comunali, poi ci sarà il consiglio di questa unione per lo svolgimento in forma associata che avrà dei molto precisi, poi magari lo approfondiremo, però chiaramente a livello locale si perde la possibilità di fare delle piccole manovre per quanto riguarda i servizi.
però noi dobbiamo tendere, ve lo dico come a livello personale e come gruppo e anche come interprete di quel discorso, a raggiungere l'efficienza dei servizi, la gestione in forma economica e il più possibile raggiungere il maggior risparmio per i cittadini e arrivare a questa gestione associata che oramai la legge vuole. Perciò ho detto che c'è stata una rivoluzione, da qui in avanti non sarà nulla come adesso, tutto è destinato a cambiare, come si chiama, anche per quanto riguarda gli organi poi del comune, che poi diventeranno il consiglio comunale, una parte di questo discorso più ampio che si andrà necessariamente a sviluppare. Le leggi, diceva Nicola Frenza prima, non sono fatte da noi, però purtroppo ci sono, noi ci dobbiamo adeguare, dobbiamo essere bravi ad interpretare questo cambiamento, e io dico che Oradino ha le potenzialità, ci sono degli interpreti, io mi tiro fuori perché non è che sono qui per voler riproporre qualcosa, adesso ho una caterva di problemi per cui insomma anche a livello personale, cioè non ho bisogno di, io avevo fatto questa proposta prima insieme agli altri amici, ma per dare un contributo, che era una ulteriore attività che si aggiungeva alle altre, ma io non ho né bisogno di visibilità, credetemi, né bisogno di farmi conoscere, né bisogno di farmi apprezzare, io vado personalmente, quindi voglio dire, era un contributo che si cercava di dare al paese, per cercare di dare una mano. La mia persona, la mia opera ci sarà, però quello che voglio raccomandare con questo discorso è di farsi interprete tutti quanti di questo cambiamento, che deve essere un cambiamento innanzitutto di uomini, perché quelli attuali hanno dimostrato di non saper cogliere, perché purtroppo è facile fare delle affermazioni di principio, più difficile attuarle, e questo cambiamento deve essere interpretato da un gruppo unito che si confronti continuamente con i cittadini, che interroghi i cittadini su tutti gli aspetti, che coinvolga i cittadini nella gestione dei progetti. Vedete, il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti al posto attuale, che è affidato a una ditta così con un appalto fatto pure quello in un certo modo, vabbè, posso non essere d'accordo, ma rimane che sta, ma coinvolgendo i cittadini con un progetto per esempio di raccolta differenziata seria, coinvolgendo i cittadini con un progetto culturale serio, ma portandoli dentro e creando delle strutture che io poi vado a promuovere, e quello è il futuro. Però ci devono essere altri interpreti capaci di cogliere questo finanziamento e soprattutto che diano dimostrazione concreta di essere disinteressati e veramente di lavorare per il bene del cittadino. Perché io adesso mi chiedo, noi di Assemblea ne abbiamo fatte poche, potevamo fare di più, si poteva fare di più a livello di informazione, però molto spesso la vita di tutti i giorni ci assorbe parecchio. Dall'altra parte non è stato fatto nulla, vedo che comunque nell'assemblea c'è sempre la presenza, quindi vuol dire questa non la vedo mai, insieme a tante altre cose, io non lo so se voglia di partecipazione e voglia di, però voglio dire, voi dall'altra parte non avete coinvolto nessuno, non avete mai portato all'attenzione dei cittadini un problema, una questione, non avete dato spiegazioni, adesso sta cambiando, c'è l'IMU. Quali sono le aliquote? Volete dire ai cittadini come vi volete regolare? Quali aliquote andate a applicare? Se sulla seconda casa andate a penalizzare chi ha la seconda casa, magari cercando di scontare un'aliquota minore sulla prima, perché questo il comune lo può fare, può andare a incidere sull'aliquota rispettando i limiti di legge minimi. Questi con i cittadini, questo incontro con i cittadini non c'è stato. E allora noi veramente da qui vogliamo sempre proporre qualcosa di diverso, nel senso che questo dialogo e discorso con i cittadini va portato avanti, perché così sulla base di determinate regole che cercheremo di portare avanti, le cose possono andare e possono veramente cambiare. Quando si dice qui dobbiamo cambiare, ma cambiare rispetto a che? Cambiare vuol dire fare altro, ma fare altro attraverso un percorso, con persone che poi abbiano veramente la faccia pulita, che siano disinteressati e che siano interpreti di questo cambiamento. Ho parlato troppo.